Ed ora andiamo in diretta all'Aquila, dove è terminata una conferenza stampa nel corso della quale il quotidiano d'Abruzzo Il Centro ha illustrato le novità editoriali che sono legate al decennale del sisma. Ormai ci siamo, nelle prossime ore saranno al lavoro i colleghi per offrire ai lettori del quotidiano inserti speciali e pubblicazioni proprio legate al ricordo, ma anche all'attualità di quanto è avvenuto e quanto sta avvenendo in termini di ricostruzione all'Aquila e nel cratere. In diretta vedo il nostro Luca Pompei, accanto a Luca un altro collega che saluto e che ringrazio per la sua disponibilità. Allora, a voi per parlarci di questo pacchetto di impegno editoriale che diventerà un arricchimento informativo per l'Abruzzo, offerti appunto dal quotidiano Il Centro. Luca. Sì, grazie Carmine, un saluto a te e agli amici telespettatori. Sì, dicevi bene, un impegno, un grande impegno da parte dell'intera redazione del Centro, ben due pubblicazioni, una uscirà domani con il quotidiano Il Centro, un'altra il giorno del 6 aprile. Siamo con Domenico Ranieri, caporedattore centrale, che ha un po' curato queste pubblicazioni. L'Aquila 2009, l'Aquila 2019, 10 anni dopo. Domenico, insomma, ricostruire in qualche modo tutto il lavoro eroico svolto da te, da tutti i colleghi, da quel 6 aprile fino a oggi, insomma, il lavoro è stato immenso. Sì, noi abbiamo provato questa, in occasione del decennale del sisma, abbiamo provato a raccontarlo in maniera un pochino diversa. Abbiamo ripreso le pagine, le prime pagine dell'epoca e i pezzi che noi, un po' tutti, i vari colleghi che si sono avvicendati qui a raccontare il dramma, quindi la tragedia e poi la ricostruzione, hanno scritto all'epoca. E abbiamo voluto riraccontarlo a 10 anni di distanza. Perché per noi giornalisti del Centro, credo un po' per tutti i giornalisti, ma noi che l'abbiamo vissuta in casa, abbiamo vissuto una doppia tragedia, quella di Giustino Parisse, che ha perso i figli e il papà nel terremoto, e quella di dover raccontare il terremoto avendo paura del terremoto, lavorando nelle redazioni con le porte aperte, perché quello era l'unico modo, ci ha, come dire, dotato anche di una forza d'animo diversa. E quindi abbiamo voluto raccontare questo terremoto così. Quindi ci sono i pezzi dei vari redattori, poi ci sono le lettere che Giustino ha scritto ai due figli, a Domenico e a Maria Paola, e sono lettere strazianti, le lettere di un padre che ha perso gli affetti più cari. E concludiamo questo inserto, questo libro di 80 pagine, con il primo pezzo che Giustino Parisse scrisse subito dopo la tragedia, Quanto era bella la mia onna, un pezzo che poi è diventato una sorta di inno, se vogliamo, al dolore, ma anche a un minimo di speranza, perché in quel pezzo, con tutto il dolore che c'è anche un po' la speranza, ed è quello che poi ha mosso un po' noi. Cioè, non vogliamo solo raccontare ciò che è stato brutto, vogliamo anche dare, attraverso anche i ragazzi, attraverso le scuole, una speranza alla rinascita di questa città bellissima. Qualcosa sta avvenendo, molto deve ancora avvenire, molto è stato fatto, molto deve essere ancora fatto. Ecco, è anche un modo per sottolineare l'importanza di un presidio dell'informazione locale, cronisti che tutti i giorni vivono il territorio, rispetto a colleghi che vengono qui solo in qualche modo per le ricorrenze, giustamente. Ecco, lo ha ricordato anche il presidente Stefano Pallotta nel suo intervento. Insomma, l'informazione locale, questa è la dimostrazione, è fondamentale. Sì, io posso raccontarvi un episodio del post-sisma, quando c'erano le tendopoli. Allora i social, i telefonini avevano una funzione molto limitata rispetto a quella che si ha oggi. Oggi si è in grado di interagire immediatamente con le notizie, allora non era così. Allora c'era la necessità da parte della Protezione Civile di comunicare ai cittadini le novità, quello che si doveva fare. E mi ricordo che in una delle varie interviste che fece a Bertolaso mi rivelò che lui utilizzava in senso buono il Centro, sapeva che il Centro per un lungo periodo è stato distribuito anche gratuitamente nelle tendopoli, era il mezzo di comunicazione, ecco, il nostro, anche gli altri mezzi di comunicazione, ma noi ovviamente abbiamo potuto vivere in casa questa cosa, è diventato il vero giornale di servizio. E alla luce di quello che è stato, noi abbiamo cercato in tutti questi 10 anni, con l'evoluzione che la vita ha prodotto, abbiamo cercato di raccontarlo e continuiamo a farlo senza reticenze, senza cedere ai privilegi della politica, senza come dire, nascondere nulla. È il nostro, diciamo, diritto dovere di informare.
Carmine, se hai domande per Domenico siamo a tua disposizione. Sì, grazie Luca, soltanto un breve accenno alla altra parte del progetto editoriale, quella che guarda non soltanto al 6 aprile del 2009 ma all'Aquila e al cratere del presente e del futuro. Ecco, sì, giustamente faceva riferimento Carmine Perantuono, uno sguardo, e queste pubblicazioni in qualche modo sollecitano questo aspetto, uno sguardo anche al futuro, no, in qualche modo. Sì, è quello che ci siamo prefissati sin dall'inizio. Non si può raccontare qualcosa piangendosi addosso e basta. Quindi dobbiamo essere di pungolo a chi deve ricostruire. Lo deve fare in maniera concreta, seria e onesta. Non si può cedere in questo momento ai ricatti. La gente dell'Aquila, e non solo dell'Aquila, del circondario, anche la gente del secondo terremoto, quindi quello di Amatrice, di tutti i comuni abruzzesi che sono stati coinvolti, hanno bisogno di regole certe e di sicurezza e di trasparenza. Ecco, noi faremo in modo che questo avvenga nel nostro piccolo, ma anche nel nostro grande. Il centro ha questo, come dire, obiettivo e crediamo di poterlo, come dire, centrare. Grazie, grazie Domenico Ranieri. Carmine, ne approfittiamo per dire che di questa giornata andrà in onda uno speciale questa sera alle 20.05 su Rete 8. Ci saranno i contributi, tra l'altro contributo toccante di Giustino Paris, l'intervista al direttore del centro Piero Anchino e altri contributi. A te la linea, Carmine.